Beh, mi rendo, sto provando questa nuova funzionalità di YouTube. Mi rendo conto che sono io, mi sono svegliato adesso, mi rendo conto che la prima mattina non è che ci sta qualcuno, è un po' difficile, però ho collegato al volo il microfono e la cam che ho, la videocamera che uso per i video. No, praticamente YouTube ha introdotto, prima era complesso fare una diretta da PC, allora preferivo farla da cellulare. Ora ha introdotto una modalità come Facebook, che colleghi una cam, colleghi il microfono e fai la diretta al volo, cioè all'istante. Prima dovevi configurare, usare un software, configurare. Chi è collegato? Perché non mi lascia un commento? E sto provando, ovviamente funziona con Chrome. Io sto ancora scaricando. Sto scaricando le email. Ma mi pare che siamo, che ci sono collegate due persone. Ah, nonostante questa è la videocamera che io uso per i video, è di una qualità pessima, come impostata come webcam. Vediamo se ecco, ho azionato la luce. Ah, mo sì. Cioè la luce, semplicemente ho tolto le... Ho tolto, ma il microfono? C'ho un modo di, diciamo, tolgo le tende, entra una luce naturale. Mo si vede un po' meglio. Comunque il software di YouTube lo vede come... cioè vede la videocamera impostata come webcam, quindi la qualità non è quella della videocamera altamente qualitativa. Non so chi è collegato, se cortesemente chi è collegato faccia dei commenti. Allora, io che vedi a prima mattina queste lingue, chi è che collega? Io scarico la vostra, un nuovo iscritto. Su questa email, vedi, dicevo a prima mattina già 4 email. Ovviamente di spam, e tutto il giorno ricevo centinaia di email, centinaia. Quindi chi si lamenta che dice ma troppi messaggi, troppo. Dov'è? Siamo in 5, ma nessuno. Salutatemi. È una prova, Sto facendo una prova. Siamo in 6. No, in effetti mo fare una diretta è una prova, è più, insomma, è più facile. Fare una diretta YouTube è più facile. Hola. Ciao Danilo, Danilo.
Danilo, non c'è male. Un po' di esofagite. Mi dici se la voce si sente bene, se la chitarra si sente bene, ma non farò niente, sto solo facendo una prova per poi fare magari una diretta. Cioè, mi sono... Se vuoi digitare Danilo o Pecoraro, cioè audio sì, chitarra sì, si sente bene, cosa? Voce? Pure la chitarra. Ah, sì, perché vedi che microfono che suona. Dicevo, no, sai, stamattina mi sono collegato, come tutte le mattine. Grazie Danilo, mi sono collegato e ho visto, io seguo varie canali, tipo anche di pianoforte, perché magari c'ho da imparare come marketing, chi mi insegna? Imparo quotidianamente, no? E stavo facendo una diretta Christian, uno di pianosolo.it, è un simpatico ragazzo, non so di Cremodi dov'è, che stava mostrando, no, stava dicendo sto provando, e ho provato pure io, in effetti ho provato cioè sto provando sta funzionalità che ha introdotto YouTube, ma non me ne accorgevo se non si collegava, se non la faceva questo che seguo io, fra Christian. Christian di pianosolo.it. Ragazzi, non sto suonando, mi impegna così tanto il marketing, l'email, la produzione video, mi impegna proprio assai, che non sto suonando proprio, cioè non ho tempo di praticare, stavo facendo... Questa è musica che in conservatorio si fa negli ultimi anni, capito? Nell'ottavo, nel nono, nel decimo, di Bach, quel compositore tedesco che ha scritto musica per violoncello. Bach ha scritto musica per violoncello, viola, era un organista. Quello che ha fatto la fuga. Quella famosa Bach. No, sono quei... È un preludio. Sono quei brani BV, capisci? Dove c'ho il... Sono quei brani digito, BV, con quella catalogazione, capisci? Qui questo qua è il... si chiama così, Dov'è la... Vedi? Però si vede, non si vede al contrario, come è questo fatto? Non si vede, lo faceva pure, sai, addirittura sto pezzo lo faceva Troy Stetina, un chitarrista rock heavy metal, lo faceva. Questo brano se non sbaglio ragazzi, appena mattina sto fuso. Questo brano ha
Quando si dice l'influenza ha dato spunto ad altri brani pop, tipo non so se i Pink Floyd o... Ciò la musica classica è importante. C'è tanto da imparare da musica classica e dal jazz, dai brani, dal repertorio di questa da classica, jazz, c'è tanto, c'è un mondo esplosivo pieno di che viene tutto da là. Quindi tutte le cose che sentiamo, bravo, sì. Eh sì, però capito, se tu impari un pezzo così, questa è, cioè questa è musica del 700, cioè capito, 8, 9, cioè quasi 4 secoli fa, e c'erano c'erano cose che uno fa nella musica rock, cioè... vedi queste cose scalare di scale, viene tutto alla... è swing, sì, no, è proprio, no, non ce la secca proprio, perché swing verrebbe così, ma... che poi vedi, io ho fatto quel video. Come la musica. Sono cose particolari. So, io sulla lista mia, per esempio, lo do questo spartito sempre con la corda in re. So brani brasiliani. Devo cambiare le corde. Guarda qua. Arpeggio diminuito. Ce ne sono migliaia di brani che hanno sto re, il re invece del mi basso. Bello, e questo è sono un brano famoso, io lo do gratuitamente perché mica è mio, non l'ho scritto io. Brano del 900. A proposito, sono brani che li fanno chitarristi classici, fanno il repertorio classico del 900. Swing, a proposito di swing,
sia lo swing di Armstrong. È tutto un arrangiamento. Che non mi ricordo. Non lo solo la semiacusta. Secondo me anche è molto meglio. Sì. Eh sì, perché fai, cioè, la chitarra classica, tu usi la tecnica classica per suonare questi brani e li arrangi, no? Jazz. Jazz, io... Ma la classica è bella per la, per se la bossa nova, eh? La bossa nova, pure so, è jazz questo. Però è jazz samba. Questo lo facevo, cioè io l'ho sempre arrangiato a modo mio, pure in maniera banale, però l'ho fatto io gli arrangiamenti per anni, fino a migliorarli, poi ovviamente prendere spunto da grandi musicisti e arrangiatori è la migliore cosa, però se uno cerca, è una grande cosa, se uno cerca di farli lui, avrai di Claudio Baglione, avrai na, 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 è bellissimo, quella di Baglione. Bella, sono brani che ti, cioè io non l'ho mai suonata, ma so brani che ce li hai, so famoso, allora ce li ha, uno ce li ha dentro. Avrai Baglioni, vabbè, quello ogni artista, ma che è il mouse, non funziona. Ogni artista ha fatto grandi cose. Ah, mi arriva l'email che sto facendo la diretta a me stesso, Mario. Bravo, ecco che se tu c'ho a studiare quello, perciò io boh, mi dicono: no, ma a me la classica non mi piace, ci suono jazz, blues. Ma cioè, se uno deve studiare di tutto, no? Apprendi come un sanguisuga, da tutta la musica, perché ti chiudi, molta gente si chiude, vabbè, ma io mi sono iscritto sul sito per il blues, perché io ho diviso principianti, intermedi, e non mi interessa, per esempio, Bocca di Rosa, ma è brutto sta chiusura, no? Cioè, ma io suono solo jazz, e tu stai in America, cioè in America suonano... In America vedi quello che fa jazz, ma fa jazz a livelli elevatissimi, che in Italia non conviene farlo, cioè non ti paga nessuno, capito?
E quindi sì, si rifà al jazz, perché chi compone i brani, che musica... Esatto, sì. Tommy, no? Ma chi compone musica, che secondo te chi si va a ascoltare? Gigi D'Alessio. Chi compone musica si va a sentire la musica della guerra, cioè la musica del jazz, su armonie bellissime. Mo io non ne suono più perché mi è venuto del jazz, mi è venuto una repulsione. Però è bellissimo. Cioè, Tom Emanuel è un colosso, mamma mia. Che di musica classica, vabbè, quello è uno specialista a improvvisare, al fingersa e quelle cose là. Musica classica, no. E io facevo... Questa facevo di Tom Emanuel. No, ma ho detto GGS per dire uno popolare, che uno dice, ma... certo. No, è certo che ha fatto dei bei pezzi, l'ho conosciuto pure a Gigi D'Alessio. No, vabbè, ha fatto dei bei pezzi, dico, per dire, uno mica ascolta il cantante di oggi, cioè, intendo il compositore, capito? Il musicista che fa grandi, tipo Via Morricone. Cioè, si ascolta la musica del passato per fare quelle cose che fa. Queste devo cambiare sia le corde, capito che voglio dire? Voglio dire che là ci sta, viene, c'è questa divisione. Uno dice ma io faccio quello, invece bisogna essere aperti a tutto, quindi non lo so, forse io lo sono sempre stato. È logico che se studi una cosa e non la sai suonare, ti devi concentrare a fare quello e dici faccio quello. l'orecchio relativo. E cosa penso? Scusa. L'orecchio relativo è l'orecchio che va studiato, no? Cioè l'orecchio che abbiamo tutti, che va studiando, cioè l'orecchio, cioè l'orecchio assoluto e relativo. Assoluto ce l'hanno delle persone tipo un genio, cioè determinati, sono casi rari, che riconoscono una nota, tipo tu suoni, riconosce, è un la, è un do diesis, riconosce la nota, che il relativo è che tutti, la massa, la maggior parte, pure un diplomato in conservatorio, il relativo, tutti abbiamo l'orecchio relativo, perché è impossibile, se non appunto l'orecchio assoluto ce l'hanno determinate persone, cioè sono dei fenomeni, determinati persone, cioè dalla natura hanno avuto questa cosa. Relativo, tutti abbiamo l'orecchio relativo, che va sviluppato, va studiato, cioè come chi studia 3 anni teoria, solfeggio, capito, in conservatorio privatamente, e studi oh,
studi gli esercizi e c'hai l'orecchio relativo, ce l'abbiamo tutti relativo, perché abbiamo bisogno di una nota da cui partire. Io ti do una nota, do mi sono, ti do il do e tu dico prendimi il la, do, prendimi il mi, do mi. Però no, no, scusa se ti contraddico, ma no, non è così. L'orecchio assoluto serve per sviluppare, no, magari dovrebbe essere il contrario. L'orecchio relativo serve per sviluppare, ma l'orecchio assoluto non lo svilupperai mai se non sei nato. Cioè, capisci? È come uno che nasce nero, cioè nasce di carnagione scura. Cioè, non c'è niente da fare. Hai presente uno dell'Africa? Capito? È così. Cioè, l'orecchio assoluto è un dono di natura. È un dono di natura e non si raggiunge in nessun modo. È impossibile. Ma non serve avere l'orecchio assoluto. Cioè, nel senso che magari c'ha pure dei svantaggi. Ma non, cioè, necessariamente no, serve l'orecchio relativo, serve che studi, fai air training per anni, riconosci le scale. L'orecchio relativo ti permette di riconoscere accordi, scale, mentre suoni tu non ti viene bene un passaggio, l'orecchio ti aiuta. Cioè, prima di fare una nota, do, re, mi, na, na, no, cioè ti viene, suoni meglio, perché non so come spiegarti mo, pensi una nota e una nota, se hai orecchio la pensi prima di eseguire, cioè vuoi fare, allora, do, cioè la pensi e la suoni istantaneamente, che nell'improvvisazione è utilissima, sì? Per esempio è utilissimo nell'improvvisazione, è utilissimo, bravo. E facci caso, tu mentre suoni e ti metti in condizioni che sei da improvvisatore, che non fai solo una frase che sai a memoria, ma fai quello che hai in mente, sai che significa? Cioè, mi viene. Però certo, con la voce siamo più bravi. Con la voce siamo, cioè facciamo cose diverse che col meccanismo del fraseggio imparato a memoria, capito? Quindi sei più versatile. E poi quando suoni un brano, suoni un brano, ti sfugge una cosa, l'orecchio ti aiuta. Insomma, mo non mi riesco a spiegare bene, perché le cose sono tante. Gesù Cristo ha detto una cosa buona, è così, è come uno che nasce con il potere, sì, ma non serve, non è che dobbiamo avere per forza, necessariamente, non è che ci penalizza non avere l'orecchio assoluto. Non ci penalizza, perché comunque Gesù Cristo, ma come ti chiami? Io sono Gesù Cristo. Io ti ho fatto un, tu mi hai fatto un commento, che io mo lo devo cancellare. Dov'è? Su terra mia, perché ti volevo rispondere a un tuo commento lunghissimo, dove io avevo chiesto format dei video, avevo chiesto qual è il video che preferisci, e tu mi hai fatto notare tutte cose che
Mo colgo l'occasione per. Lo voglio cancellare, così te lo dico adesso. Dov'è? Senza fare polemica. Non so, tu mi hai fatto un commento lunghissimo. Su che devo imparare a fare meglio i tutorial. Io volevo chiarirti una cosa. E mi hai dato come esempio Alessio Ottaviani, cosa? No, a me mi dà fastidio questa cosa, allora, che mi indichi il format, sì. No, sai perché? Mi serve che uno mi dà dei commenti e io miglioro, però c'è un limite, nel senso io gratuitamente non è che posso fare 100 cose, cioè, vedete, l'ho scritto qua, mo' lo cancello. Risposta al video del format. Ho detto io di tutorial ne ho fatti una marea, vediteli bene, ricevo centinaia di commenti su Facebook positivi che sono fatti tipo Alessio Ottaviano, però se voglio li faccio, ma non li faccio volutamente perché uno deve venire a comprare i corsi, venire a lezione, capito? Se no è un parassitismo di gente che vive solo su cose gratuite, a me mi dà fastidio questo. Quindi ai tempi miei, mi sognavo tutte queste nozioni gratuite, le pagavo a caro prezzo e non avevo garanzie nemmeno di imparare. Hai capito? Quindi bisogna non pretendere troppo. Non bisogna, uno mica può stare, questo ho detto, può stare ore e ore a fare cose, il video migliore, ma tu li vedi di che qualità li sto facendo? Sto 4-5 ore per fare un video, però. E poi un'altra cosa, bisogna avere pretese fino a un certo punto, cioè la pretesa la puoi avere se mi paghi, permettimi, mi paghi e nemmeno io ho pagato 30-50 euro lezione chitarra classica. Ma mica mi garantiscono risultati un maestro, non mi hanno mai garantito. Qui figurati gratuitamente e fai quello e fai quella e fallo meglio. Mi sembra un po' un'esagerazione, una pretesa, capito? Capisci qual è il discorso? E poi un'altra cosa, quando uno vede i video, un tutorial non è mai per un principiante. In casi per principiante, sai qual è? Per principiante, lezione chitarra facile. Questa qua è una lezione. A me mi dà fastidio sta cosa. E Pecoraro, scusa. Cicco Rea, faccio cazzo. No, scusa che non ti rispondo. Che succede? Ah, no, ho sbagliato. Vedi questo video qua che ho digitato. Questo è un video per principiante. No, fai col tasto destro, apri in un'altra finestra. Questo video, lezione facile, fingerstyle e lettura musicale, questo è per principiante. Dico a Gesù Cristo. Mi dà fastidio quando mi mettono sotto i video Terra mia, piuttosto che Bocca di Rosa, De André, insomma, Pino Daniele, ma non, nessuno di questi video è per principiante. Non lo può essere, capito? Un principiante intendo uno che non sa mettere mano sulla chitarra. Nessuno di questi video è per principiante, è inutile che scrivi sotto, non si capisce bene, per principiante non va bene. Non va bene nessun video, non è per principiante. So è per uno che è un principiante evoluto, che suona da 2 mesi, 1 anno, è per intermedio. No, vabbè, restiamo col fatto che i commenti aiutano. E ti ringrazio, aiutano, il commento mi aiuta. Tu dici, guarda, non si vede, la chitarra non si vede, e a me mi aiuta, il prossimo video lo faccio. Cioè, mi hanno detto, tu fai il video così, ma non vedo le posizioni. Benissimo, perché che se...
e la posizione, per esempio, è la posizione della chitarra classica. Invece ho scoperto che, guarda, il video deve stare così la chitarra, no? E tu vedi che questo è un primo tasto, questo è un terzo tasto, prima e sto scomodo io e sto in una posizione che non suono, però ce ne vuole per migliorare. Però è comunque io no, comunque il commento è prezioso, perché cioè, noi ci fa migliorare, però ti ripeto, non bisogna esagerare, nel senso a pretendere. Dai, mi dai un consiglio, ma tu là mi dovevi indicare quale preferire, al di là di come migliorare. Là volevo sapere solo, ti interessa chitarra sola, brani per chitarra finge sta, improvvisazione, blues, questo volevo sapere, no? Però io cerco di migliorare, li vedo, Ottaviani, mi scrivo pure via email, siamo in contatto, li vedo, sono bravi, però vuoi sapere una cosa? Io volutamente... un attimo e concludo, ti rispondo, volutamente non insegno bene tutto, perché scusa, ma noi poi di che cambiamo? Se io mi metto a farlo talmente, ti dico chiaro, detto, uno ha tante spese dell'email marketing, del software musicale, della connessione, delle corde, di che vive, deve fare soldi. Cioè, ma proprio deve avere un'entrata, deve fare cassa, se no non può, cambia manchi corda. Allora deve vendere corsi, devo vendere tab, non vendo il video ma la tab, non vendo la tab ma vendo il video tutorial, capito? O il corso. Quindi il tutorial non lo faccio bene perché te lo devi comprare, cioè, capisci? A volte lo curo bene, a volte no, a volte devi comprare la tab. Compri la tab e vedi le posizioni bene, anche sul video. Quando uno lo fa troppo preciso, la gente grazie, ti ringrazio e ti saluta. E io sto a giornate intere, capito? Per fare che cose, capito? E di che cambiamo? Chi piglia lo stipendio a scuola? Io no, se te lo fa preciso. Chi piglia lo stipendio a scuola non ci si mette a lavorare. Tipo Ottaviani l'ha fatto per un periodo. Poi si ferma, che fa, chi lo va a scuola a insegnarsi? E capite che voglio dire? Dobbiamo, però dai, comprate pure le tab che sono fatte bene, ore e ore di lavoro. Comprate, supportatemi, se no... Giambiero, dopo quanto tempo che si suona la chitarra si riesce a suonare finché sta? Dopo quanti anni? E guarda... il finger style, infatti quando viene uno a studiare da me gli faccio pigliare in mano il plettro, perché dico leva mano, cioè dico lasciamo stare, meglio no, sennò ci vuole, perché tu devi badare, come se devi suonare con 5 plettri, quindi devi badare all'indice, al medio, all'anulare, a volte anche il mini e il pollice. E quindi devi coordinare, essere indipendente tra 5 dita, il pollice fa una cosa, poi la mano sinistra, ci vuole un anno. Diciamo che dopo un anno incominci a fare mediamente, cioè inizi a fare qualcosa di decente, perché tu se parti da zero, io dico, perché tu inizi a fare delle cose, delle corde a vuoto, poi inizi a fare note premute, sto suonando a caso ma come se fosse l'esercizio. Quindi una nota premuta è 10 a vuoto per mesi. Poi inizi a fare il primo arpeggio. E qui
quindi poi inizi a fare le note simultanee. Poi inizi a fare le scale e i bassi, quindi in un anno, ma ci vogliono anni, cioè per suonare bene anni, da 1 a 3 a 6. Le scale in basso è importante. È bello. Perché è una progressione. Eccetera. Dico, e poi sì, no, fare suonare col plettro è una cosa, suonare con le dita è una cosa, suonare jazz è una cosa, suonare classica è una cosa, suonare cioè richiede un sacco, è come se cambiassi strumento dal fare un pezzo classico al fare un pezzo di cicorea, è un mondo, è come se volessi parlare tedesco, inglese, italiano, spagnolo. Uè, mi ha fatto piacere che vi siete collegati, magari sì, Gesù Cristo, è logico, tu è logico, dici se il video lo fai bene vendi pure i corsi, è certo, ma io sono aggiornato intere e non tutti i video sono riusciti bene, è logico, perché uno non sta sempre in forma, perché uno non ha sempre 3-4 ore, cioè fare un video incomincio alle 8-9 di mattina a studiare quello che devo dire, che devo fare, cioè se ne vanno 5 ore per un video. Comincio a cercare, capisci? Se devo parlare di una cosa, vedo la storia. Richiede, e quindi alle volte andiamo di fretta, nel senso tu dici meglio che non lo fa. No, c'è sempre da capire una cosa, un giro di accordi, una cosa. Ma è proprio che non riescono tutti, come non tutti i brani di un compositore sono belli. Cioè, hai ragione anche tu, è logico che li vendi, però io ne ho fatti ultimamente centinaia, che ci ho messo 4-5 ore a video, e allora dico cazzo, ma ne ho fatti tanti su e altri non sono riusciti, certo non sono curati al massimo altri, però centinaia ne ho fatti curati al massimo, tant'è che la gente non si compra una tab perché si capisce tutto nel video. Ne ho fatti ultimamente centinaia curati bene, e ti dico, vabbè, ho fatto Neck, Oscopino Daniela, Mazurk, Biagio Andonale, Ligabue, Patti Bravo, Bocelli, Venditti, I Cugini di Campagna, Raff, Ligabue, mamma mia, ma cioè mesi di lavoro, mesi, gratuitamente. Ne ho fatti tanti curati bene. Tanti, altri sono meno riusciti. Altri sono meno riusciti. Ho visto io dove sono. Vedete, non lo so suonare più ad un lì. Cioè, mi ci devo mettere per una settimana e te lo suono di nuovo. Però, perché o fai una cosa o no, quel periodo là. Facevo molto jazz perché ho fatto il biennio in conservatorio e facevo jazz, suonavo 5-6 ore al giorno. Porterai video di pezzi dal vivo, ma dal vivo che intendi? Vivo dal vivo che intendi? Cioè dal vivo nelle serate, io non ne sto facendo proprio serate. Non è normale, io
No, non io, ma attualmente le serate stendo un velo pietoso perché non mi sono riuscito a organizzare. Qui suono brani da solo, quello faccio negli ultimi 2 anni. Brani da solo li ho suonati pure nei locali e poi non ti vogliono e ho smesso, cioè è difficile trovare serate. Non ti vogliono molti a fare solo brani così, pure napoletani. No, e non sto suonando per la ragione che Out on Lease, questi brani li devi suonare in trio, da solo. E cioè, si suona in trio e non ci se non ho trovato io un trio, lo tenevo e poi si è, come si dice? Ognuno ha preso una strada. No, è figo. No, non sto facendo quella musica là, non la sto facendo. Sto suonando più fingerstyle, più la chitarra classica. Perché la suono autonomamente, capì? Non suono, tenevo poco duo con le cantanti, un duo con un altro diplomato in chitarra. E mi sono scocciato pure io perché si guadagna poco a fare serata, si guadagna pochissimo, 40-50 euro, ma pure di me. Ed è difficile, fai le prove, le serate. Mi sono io un po' scocciato, me lo dicono, ma come non ti fai vedere mai dal vivo? Ci sono tanti problemi. Io devo fare la Gesù Cristo. Devo fare una cosa al supermercato. Mi raccomando, restate sintonizzati. Avevo fatto una prova. Esatto, sì. E soprattutto divertirsi. Cioè, uno ha dato una musica che ci piace. Io ho sempre fatto quello che mi piaceva. Da bambino mi piaceva. A 15 anni, mo ne ho 46. A 15 anni mi piaceva Vasco Rossi. Heavy metal, Metallica, Iron Maiden, e suonavo quella, ancora li so suonare. Suonavo i brani heavy metal che c'avevano anche. Fade to Black, queste cose che, per esempio, Cicolina ha fatto, io le suonavo 25 anni fa. Le suonavo come Kirchhoff, da quel livello, le suonavo 20 anni fa, le suonavo. Cioè sono andato avanti, perciò suono la musica brasiliana, che la musica là è, cioè, per me è vecchissima, non la Santana, l'ho suonato 20, tutto 15 anni fa, 20 anni fa. Suonavo qui Vasco, l'heavy metal mi piaceva, e studiavo musica classica però, eh. Altri 100 pure a te, ti auguro. Grazie. No, e queste suonavo. Poi ho suonato tutto il rock. Il rock, Joe Satriani, Steve Morse, Led Zeppelin, tutto l'hard rock, il blues, rock blues, BB King, Clapton. Steve Ray Vaughan, tutto il blues elettrico, le discografie intere. Cioè, io compravo i libri, ma non ho qua libri. I libri degli assoli, capito? Le tab me le compravo 18 euro in dollari, in lire. John Petrucci, tutti questi chitarristi qua sono arrivati a un punto poi. Che sono arrivato che non capivo il fraseggio da Petrucci, Dream Theater, e ho iniziato a dire la fusion, ma come si suona, che sta facendo? E ho studiato jazz, ho passato al jazz, poi alla bossa no, poi sono ritornato alla classica e alla canzone napoletana, perché sono le origini. Cioè, è anche perché è un'evoluzione, un cambiamento. Cioè, io a suonare sembra una cosa, poi mi scoccio.
cioè, se ho suonato Giosa Satriani decine di assoli, 10-12 assoli, dopo cambio, cioè, l'ho suonato per anni, un periodo della vita ho suonato per anni quello, e poi devo mi evolvo, cioè i gusti cambiano proprio, penso a me. Sono stato sempre rocchettaro, poi mo sulla soglia dei 50 anni mi piace la musica acustica, l'acustica nel senso la chitarra classica, senza fili, la classica, l'acustica però. Uè. Scusa, magari faccio una diretta programmata, non so come si programma, questa era una prova. Qui mo so che si può fare la diretta così. E... vi saluto e siamo in due. E vi saluto e vi ringrazio per essere stati qua e ci sentiamo a magari a una diretta magari programmata che su un argomento, su una cosa. Ma tu sei iscritto? Mi è piaciuta sta cosa di Gesù Cristo, mi è piaciuta, un personaggio in diretta. Io mentre la faccio, quando la inizio a fare, ho detto su che la faccio, cioè, ma no, mi sono collegato a provare, cioè a provare, che ho detto all'inizio, una nuova funzionalità di YouTube, che io ho una videocamera, giustamente non si può inquadrare la videocamera, c'ho la videocamera che uso per i video, è impostata come webcam, il microfono. E YouTube prima non permetteva di fare così facile come Facebook, le dirette che colleghi premi e si collega istantaneamente. Prima dovevi impostare tutta una cosa, parametri, software, no? Non la facevo mai. Ok. Non si può guardare. un cervello non connette, cioè sì, quella mi inquadra, come me la faccio? No, ce n'ho due, però se collego vabbè. Buon fine settimana, buon weekend, chiudo, stacco. Mi fa piacere che faccio ridere, io non me ne accorgo che i modi di fare. Vabbè, dammi del tu. Ciao, chiudo, ci sentiamo. Ciao.